E poi io lo so che sto ossessionato, ma mentre tornavo ho pensato che mi facevano popolo del culo quei manifesti. Ma vediamo chi si rompe il cazzo prima, se io a strappagli o loro a riattaccarli. Stavo così ossessionato da sta foca strappereccia che non mi son manco accorto che la colla era fresca e che c'è stava pure una macchina ferma là dietro. Oh, che cazzo te stacchia, pezzo di merda! Onestamente te lo dico, abbastanza smaltito. Calcola, il cervello mio ha proprio analizzato al volo tutte le opzioni e poi ha stampato un prospetto con i vari scenari. Allora, vado a leggere. Opzione A, corri, scappi. A parte che almeno uno sicuro corre più veloce di te, ma poi è veramente uno spettacolo indecoroso. Corri goffo, me pari pingo. Che pure è una tragedia, uno dovrebbe mantenere un po' di compostezza, capito? Opzione B, strilli, chiedi aiuto. È l'abdicazione della dignità, io te lo dico, se cominci a strillare, mi dimetto da tua coscienza. Già t'ho visto piagne con Grey's Anatomy, non mi dà pure st'ennesimo dolore, per favore. Opzione C, pinzacco de botte. Dal momento che pure in opzione A e B comunque le botte le pii, l'opzione C si distingue solo per il fatto che non ci aggiungi altre attività che ci fanno solo vergognare. In pratica i pii e stai zitto, capito? Sobria, pulita, senza fronzoli. Io voto per la C. Comunque, se vediamo quando ti svegli a San Camillo e mi racconti che hai scelto, va bene? Un abbraccio. Non lo so quanto è passato, penso poco, perché io ancora non avevo deciso e loro ancora non avevano finito di attraversare la strada che ho sentito. Oh, conosco lui, amico mio! Madonna mia, il Salvatore Cesare, l'angelo custode e vendicatore in tuta cetata che te salva nel momento del bisogno. Oh, ma quella merda ci sta che manifesti! Capirai, mo sto qua, amico mio grosso, ma la sento proprio galla, pure perché Cesare già da ragazzino era una trebbiatrice, figurata adesso. Ah, coglione, sei te che sei venuto ad attaccare i manifesti al quartiere nostro? Ma che cazzo t'ha mai visto qua? Oh, però tu te devi sta zitto. Io sono rimasto un attimo interdetto, ma che Cesare c'ha paura, ho pensato. Ma questi si legava al cazzo già 15 anni fa. Sì, ma sono loro che mi sono venuti. Ah, zè, io non lo so se sei te che strappi i manifesti nostri, ma io te posso salvare una volta sola. Ma è meglio che te levi dal cazzo. Aspetta, non ho capito. Coglione, regà, amico mio, non vale la pena. Dai, levamo se dal cazzo. Ci parlo io cazzo, domani, figlio. Dai. Ma sto coglione è amico tuo. Per coglione. Ma ringrazialo. Andiamo. Dai, eh.